FC Sciaccone contro Ragazzi Partenopei, appena iniziato il secondo tempo, il punteggio è di 1-1. Qui in cabina di regia c'è l'ottimo Bomber Deco, influenzato, debilitato dall'influenza, farà oggi da seconda voce tecnica. Tanto qui c'è un cross rimpallato nel calcio d'angolo. Ragazzi Partenopei in formazione rimaneggiatissima. L'ottimo Pablo De Nigris. L'ottimo De Nigris dalla bandierina, manca Capitanziani volato in America. Qui c'è Dapuzzo intanto che va via in contropiede, Pignataro lo tiene, Dapuzzo continua a lottare, alla fine guadagna un calcio d'angolo. Bravo Pignataro, d'esperienza. Pignataro usa un po' il braccio d'esperienza, ormai calciatore è un difensore navigato. Dalla bandierina nulla di fatto, poi Bonanno lotta per Pepe, ancora Bonanno, ottimo il fraseggio. De Nigris rientra il tiro, la rete, no, fuori, fuori. Eravamo stati tratti in inganno. Buona l'azione di Pablo De Nigris, colpo di testa, adesso è Dapuzzo che, braccato sempre da Pignataro, che sempre d'esperienza fa innervosire il suo diretto marcatore, che protesta. Andiamo Andrea Dapuzzo, braccato a uomo da Pignataro. Attenzione di una mischia, poi Dapuzzo da due passi non riesce a ribadire in rete. È l'ottimo Ricky Marotta che oggi compie 18 anni, auguri da tutto lo staff, è andato a rinvio ma Prisco ha già fatto ripartire poi per Salvati, un rimpallo poi Salvati sempre alle prese con Pignataro, Arcigno alla fine guadagna il fallo di fondo. Davvero ottima la partita di Pignataro fino a questo momento. Enigris, ottimo il sombrero, la mette in mezzo dove c'è Pepe al volo, con un braccio, sì, calcio di rigore. Calcio di rigore nettissimo, il tiro al volo di Pepe è stato respinto dal braccio di Pagliaro. Ma no, non è rigore, quindi era fuori area. Rivedremo dopo la prova TV, c'era passo in area. Mica sto arbitrando, quarto uomo tu. Quindi una posizione da limite interessantissima per De Nigris. C'è botta tra i pali che si inventa portiere, però. E la rete di De Nigris, 2-1 per i ragazzi partenopei. Chiudiamo qui il nostro collegamento.